L'abbiamo sognata per più di 20 anni e ve l'abbiamo anche promessa proprio in questa sede 3 anni fa, quindi eccola qua, la prima immagine del buco nero al centro della nostra galassia. Quello che si vede nell'immagine è un disco scuro al centro, circondato da una struttura molto più luminosa a forma d'anello, e questo qua ci delinea, diciamo, la traiettoria, il percorso della luce che viene emessa dalla materia che orbita intorno al buco nero. Questa materia non cade nel buco nero, gli orbita come fanno i pianeti intorno al Sole. La cosa più interessante dell'immagine è il disco scuro al centro, che chiamiamo ombra del buco nero. E questo è molto importante per noi perché ci segnala la presenza dell'orizzonte degli eventi, che è la frontiera di non ritorno ed è la proprietà che definisce un buco nero. E questo era esattamente l'obiettivo che aveva l'Event Horizon Telescope di vedere al centro della nostra galassia. A questo punto la domanda è: quanto è grande un buco nero? A questo proposito ho portato questa. Ora immaginate di fare un viaggio sulla Luna. Ecco, se immaginate di fare il viaggio sulla Luna e poi di avere qualcuno sulla Terra che vi riprenda con questa ciambella, ecco, questa è l'equivalente di quello che stiamo cercando di fare. Stiamo cercando di risolvere questa dimensione, ma sulla Luna. L'immagine di oggi è stata ottenuta da osservazioni del 2017. Ci sono voluti quindi 5 anni dall'osservazione alla pubblicazione. EHT, l'Event Horizon Telescope, è uno strumento unico che utilizza la tecnica particolare VLBI. In più, come vediamo qui, antenne sparse su tutto il globo terrestre per simulare un telescopio di diametro delle dimensioni della Terra. E questo ci permette quindi di raggiungere altissime risoluzioni angolari che altrimenti con un telescopio di dimensioni minori non saremmo in grado di raggiungere. Le antenne tra loro non sono collegate fisicamente, ogni antenna registra il suo segnale che poi viene spedito a questi centri di correlazione per essere combinati in modo che proprio possano creare questo telescopio virtuale di dimensioni terrestre. Una delle peculiarità di EHT è che produce una enorme quantità di dati, siamo sull'ordine di 5 petabyte per campagna osservativa. Questo significa che i dati non possono essere scambiati tramite una normale rete internet, ma devono essere proprio salvati su hard disk e spediti in qualche modo. Perché non sono uniformi le parti luminose? Questa è una conseguenza di uno dei maggiori problemi osservativi che abbiamo nell'osservazione di Sagittario. Si tratta di una sorgente molto variabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che per la dimensione di questo buco nero, qualunque particella, ad esempio una particella di luce, quelle che chiamiamo fotoni, impiega qualcosa come una decina di minuti andargli intorno. Questo vuol dire che il gas si muove con quei tempi scala, però l'immagine è creata acquisendo dati su tutta la notte, per cui abbiamo sostanzialmente una sorgente che cambia anche un centinaio di volte mentre noi stiamo producendo un'immagine, e questo crea questo effetto qua un po' sfocato, ma anche questo effetto in cui abbiamo diversi picchi all'interno dell'anello. EHT è comunque uno strumento in continua evoluzione, nel senso che in campagna osservativa si cerca di aumentare il numero delle antenne coinvolte nello strumento, queste per aumentare la qualità dell'immagine. Sì, questa è assolutamente il nostro obiettivo, migliorare questa immagine sia utilizzando una rete un pochino più uniforme di telescopi. Abbiamo aggiunto nuovi telescopi alla rete, per cui la qualità dei dati che avremo nei prossimi anni sarà senz'altro migliore, per cui ci aspettiamo di migliorare la qualità di questa immagine.